Ciao dal vostro coach e benvenuti al training del sabato. Oggi vedremo insieme tre esercizi legati uno all'altro piuttosto difficili, cioè non sono esercizi di routine, non sono da fare sempre, occasionalmente perché sono degli esercizi che serviranno ad allargare le dita della mano sinistra e anche a farla camminare, decisamente anche uno scioglidita. Mentre la mano destra dovrà sempre mantenere il groove. Quindi vediamo subito di cosa si tratta. L'esercizio 1 è l'accompagnamento degli esercizi 2 e 3. Quindi su un bel blues con l'accompagnamento shuffle faremo tre accordi con le varianti settima. Vediamo come fare. Quindi partiamo dallo strumming. Quindi 1, 2, 3, 4, quindi un giù e su al mo' di shuffle, quindi il colpo in su andrà dato un po' in ritardo, quindi giù, su, giù, su, giù, su, giù, dando un accento sul 2 e sul 4, sul battere del 2 e il battere del 4 del tempo, quindi 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4. Questo sarà lo strumming ritmico, eccetto sull'ultimo accordo che anziché fare faremo 4 terzine fatte in questo modo. 1, 2, 3, 4. Quindi 1, 2, 3, 4. Ovviamente inizierete la prima terzina con il colpo in giù, la seconda con il colpo in su, la terza con il colpo in giù, la quarta con il colpo in su. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo su quali accordi farlo. Quindi faremo ogni battuta faremo l'accordo e lo stesso accordo con la settima. Quindi il primo accordo sarà il re e poi si andrà in re settima. Quindi 1, 2, 3, 4. Quindi sull'1 e il 2, 1, 2, re, 3 e 4, re settimo. Il re settimo lo potete fare in questo modo, cioè alzando questo dito, oppure se tenete il re giù così normale, se mettete giù questo è sempre un re settimo, quindi oppure quindi faremo due battute in re settimo, re settimo, poi ci sposteremo in sol settimo sulla stessa battuta, sol e sol settimo, mi ricordo il sol settimo è così, quindi sol settimo, quindi 1, 2 e 3 e 4, 1, 2 e 3 e 4. Poi di nuovo re settimo se lo fate anche così, poi si va in la settimo, quindi il la è così, il la settimo, togliete questo dito, una battuta sola, poi in sol settimo, poi re settimo e qui si torna in la e si fanno le terzine. Quindi due terzine sul la e due sul la settimo. Quindi si conclude la battuta. Quindi ok, non prendete paura perché adesso lo faccio lentamente, trovando anche le note scritte, gli accordi scritti e
capirete come farlo. Quindi parto con il Re che va in Re settimo. Re, Re settimo, Re, Re settimo, Sol, Sol settimo, Sol, Sol settimo, Re, Re settimo, Re, Re settimo, Sol, Sol settimo, Sol, Sol settimo, ora in La, La, La settimo, Sol, Sol settimo, Re, Re settimo, La, La settimo. Poi si torna in Re, o si fa il finale. Quindi ora ve lo faccio sentire. 1, 2, 3, 4. Si finisce in Re. Provatelo, quindi magari mettete anche in pausa, guardate gli accordi e provatelo lentamente finché vi riesce. L'esercizio 2 e 3 sono su degli arpeggi, suonati su degli arpeggi, o meglio, con l'esercizio 1 vi accompagnerò e voi ci suonerete su questi arpeggi che vedremo ora. Quindi l'esercizio 2 andrà fatto in questo modo. Su un arpeggio di Re settimo, quindi quando troverete l'accordo Re o Re settimo, suonerete questo arpeggio di Re settimo. Questi tre arpeggi che vedremo sono gli arpeggi di settima degli accordi visti prima, quindi Re settimo, Sol settimo e La settimo. Vediamo l'arpeggio di Re settimo. Nell'esercizio 2 andrà suonato così, in fila praticamente. Quindi La, terza corda, secondo tasto. Fa diesis, seconda corda, secondo tasto, io in questo caso lo prendo così con due dita diverse, quindi indice e medio, perché così leggo meglio i suoni che non... Quindi Re fa diesis, La sulla prima corda, a vuoto, e Do, terzo tasto. Quindi sui quarti, 1, 2, 3, 4, i quattro quarti, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ogni battuta andrà in questo modo. Vediamo l'altro arpeggio è il Sol settimo. Quindi ci sposteremo alla seconda corda, terzo tasto con l'indice e qui, siccome c'è da allargare le dita, dipende molto dalla vostra mano e da che ukulele avete. Se avete il concerto o il tenore, per esempio, dovete allargare un po' più che con questo e magari se non avete un'apertura sufficiente, anziché prendere con queste due dita, cioè con l'indice e l'anulare come faccio io, potrete usare il mignolo al posto dell'anulare, quindi indice e anulare, perché le note sono queste, quindi Sol, Si, Sol, Si. Dopodiché il Re, io in questo caso lo prendo al quinto tasto con il medio, ma se non riuscite ad allargarlo potete prendere anche con l'indice, quindi fareste così. Io faccio così.
quindi Sol, Si, Re, e poi la settima nota dell'accordo, Fa, e siamo all'ottavo tasto con il mignolo, quindi Sol, Si, Re, Fa. Dopodiché ci spostiamo all'accordo di La settimo, quindi stessa diteggiatura, spostiamo tutto di due tasti. E quindi avremo La, Do diesis, Mi e Sol, e siamo al decimo tasto con il mignolo, quindi. Quindi questo è l'esercizio 2. Ovviamente nell'esercizio 2 faremo solo in questo modo tutti i quarti, quindi diciamo che ve lo faccio. Parto con il Re, Sol, Re. Sol settimo, La settimo, Sol settimo, Re. E qui tornerebbe sul La settimo, ma facciamo invece questa cosa qua, questo slide sul La, e poi si torna. Si tornerà per finire. Questo era l'esercizio 2, poi ve lo faccio sentire sulla base. L'esercizio 3 è una variante di questo, cioè nelle battute che si ripetono, cioè ad esempio il Re e il Sol si ripetono due volte, spesso almeno durante il brano all'inizio, faremo così. E poi sulla seconda battuta si ribatte, cioè si fa il ritorno, andata e ritorno. Quindi se Re, Fa diesis, La, Do, si ribatte il Do, Do, La, Fa diesis, Re. Poi si va sul Sol e si ribatte, poi si torna in Re e si ribatte. Ovviamente va legato tutto, poi di nuovo Sol. Poi ci si sposta in La, ma qua si va solo andata, perché dura una battuta, ci si torna sul Sol, poi sul Re e slide. Diciamo è simile, solo che dove si riesce, dove ci sono due battute dello stesso arpeggio, si ribatte e si fa il ritorno. Vi faccio sentire ora l'esercizio 2 e 3 di seguito, cioè sul primo giro d'accordi, esercizio 2 e poi il 3. Thank you.
Ora tocca a voi. Vi suonerò la base, cioè l'accompagnamento visto nell'esercizio 1, e voi ci suonerete su l'esercizio 2, quindi quello solo in andata, diciamo. Si fa una volta sola tutto il brano. Finirò con il La settimo e Re finale. Quindi voi farete e finite con il Re. Quindi per ora vi chiamerò gli arpeggi che faremo. Dirò Re, dirò Sol e dirò La, ovviamente sono di settimo. Quindi su questo ritmo. Lentamente vi suonerò due volte tutto il giro blues. La prima volta farete l'esercizio 2, la seconda volta farete l'esercizio 3. Non vi chiamerò il cambio degli accordi e degli arpeggi, quindi lo sentirete voi comunque. Vi dirò magari dove si rinizia con l'esercizio 3. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ci vediamo sabato prossimo. Se non siete riusciti a seguire questo, registratevi la base, molto più lenta. Ciao!